ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Bubi e oggi, da come avete letto dal titolo, faremo un video relativamente corto, o almeno spero, perché sono capace di farlo durare 30 minuti anche se deve essere una cosa corta. Allora, qualche settimana fa è venuta in negozio una ragazza che mi segue sia su Instagram che qui sul mio canale ed è un'affezionata cliente. Mi ha detto: Bubi, voglio un tutorial su come ti fai le sopracciglia, voglio vedere solo quello perché devo imparare. E ho detto ok, a questo punto mi toccherà farlo. Quindi ho già pettinato le sopracciglia col mio Eyebrow Fixing Gel di Pupa. Andate sempre a pettinarle dal verso opposto e poi dal verso giusto, in modo che il pelo delle sopracciglia prenda bene il gel. Lo lasciate un attimino asciugare. Come vedete, una volta pettinate, le sopracciglia prendono un pochino più forma e più volume. Poi, con la nostra fidata matita High Definition Eyebrow Pencil Pupa 004, che è il mio colore, poi ci sono anche l'1, 2 e il 3, vanno dal biondo, castano e castano scuro. La matita in questione costa circa 11,90 se non sbaglio, ma poi vi lascio sempre come al solito il prezzo esatto nell'info box. Che dire, cominciamo a disegnarti le sopracciglia. Allora, mi devo avvicinare un attimo, cerco di avvicinare lo specchio sperando che non rientri in campo della camera, ok. E andiamo, allora, non so se mi vedete in camera, facciamo un po' così. Una volta pettinate, io vado a fare una riga molto molto leggera alla base, metto così, così mi vedete meglio. Partendo da sotto, deve venire una riga dritta sotto e sopra, quindi se avete difficoltà basta che fate questo movimento qui. Andate piano piano a riempire. Cercate di non andare dal verso opposto del pelo, altrimenti rischiate di andare un po' a togliere il gel sopracciglia, nel senso che comunque non è una cosa fissa, quindi se andate a muoverlo dal verso opposto rischiate di rovinare tutta l'impalcatura che vi siete fatti. Quindi cercate sempre di andare dal verso del pelo. Quindi una volta fatto questo, verticalmente andate a riempire dove avete i vari buchetti. Allora, io uso questa matita qua perché è molto più precisa, ma le altre matite di Pupa, sono andato un po' troppo sotto, le altre matite di Pupa, quelle normali che si temperano, le preferisco come texture perché sono molto più dure come mina. E chi vi dice che la mina delle matite sopracciglia deve essere morbida vi sta dicendo una cavolata, nel senso che a meno che la matita sopracciglia non sia completamente waterproof, quindi una volta asciutta da lì non la muovete, se la mina è troppo morbida, un attimo che vi toccate, essendo delle cere, col calore della pelle, un attimo che passate per sbaglio un dito vi porta via tutto. Le matite di Pupa, al contrario di molti altri brand, almeno di quelli che abbiamo in negozio da Tigotà, sono molto dure. Quindi, ok, si fa un pochino più fatica a disegnare, ma essendo più dure poi si fa anche più fatica a mandarle via, nel senso che durano molto di più durante la giornata. È un bel prodotto, e mi riferisco ovviamente sempre a quella che si tempera, non a questa. Questa è una mina normale, però questa vi permette più precisione di quella che si tempera, a meno che non andate ogni due secondi a temperarla per fargli la punta. Comunque, nel mentre state vedendo come mi muovo per andare a disegnare, allora, io solitamente, almeno
per quando non faccio trucchi più complessi o per quando devo fare video, il correttore sopra e sotto per delineare bene il sopracciglio non lo metto. Solitamente prendo un cotton fioc e dove vedo che c'è uno scalino o qualcosa che non va, vado a toglierlo con il cotton fioc e a sistemarlo. Però se l'errore non è gigantesco, basta che passate un attimo il dito e già. Poi nella parte iniziale andate molto molto leggero fatto. Sembra una cosa assurda, ma in realtà sono molto veloci. Una volta che avete pettinato bene, il più è fatto, dovete solo andare a riempire i buchetti, a meno che poi non vi manchi un pezzo di sopracciglio, allora lì sì, forse dovete andare a ridisegnare tutto. E niente, andiamo a fare l'altro. Vediamo se riesco a farlo, tra l'altro, ecco, l'unico problema delle sopracciglia è farle il più possibile uguali, perché anche andandole a disegnare comunque sempre un po' diverse vengono. Tra l'altro vogliamo parlare dei miei capelli, ragazzi, cioè non mi devo lamentare perché quei poveri parrucchieri ed estetisti ho anche le mani completamente distrutte, ovviamente hanno più da lamentarsi rispetto a me, ma mica ho assolutamente bisogno di un parrucchiere, questi capelli sono un disastro. Aspettiamo che riaprano, c'è niente da fare. Ok, direi che il primo sopracciglio l'abbiamo fatto, devo smettere di guardare lo schermo sopra la fotocamera e andiamo a fare l'altro. Allora, stessa cosa, partiamo da sotto e andiamo a riempire. Allora, io preferisco andare avanti pian piano, c'è invece chi preferisce fare la riga netta in questo modo. E se siete fortunati vi viene subito dritta, se no poi è un disastro perché dovete andare a sistemare. E tra l'altro, ragazzi, vorrei sapere se avete una matita sopracciglia, un brand di matita sopracciglia preferito che volete consigliarmi, che secondo voi magari è migliore anche di queste che sto usando io. Queste sono molto affezionato, ormai sono da quando sono uscite, penso che le uso. Simile a questa l'ha fatta anche Deborah e non è male, non è male, costa anche un pochino meno rispetto a quella di Pupa e non è male per niente. Vado a prendere un cotton fioc, arrivo, mi sono dimenticato di prenderlo. Preso il cotton fioc. Allora, se avete magari un attimino sbagliato, siete andati troppo sotto, basta che passate un attimo il cotton fioc, qui forse ho esagerato, e poi andiamo a vedere bene se le abbiamo fatte più o meno uguali, cosa che non succederà mai perché io questa ce l'ho più corta, qui ce l'ho più lunga, qui ce l'ho più alta, ma ce l'ho più bassa. Qui mi sono sbregato da solo, non chiedetemi come ho fatto perché non so stare fermo. Con questi movimenti andate a riempire. Direi che ci siamo. Sto sentendo un beep a ripetizione da, penso che venga da fuori, non so se voi lo sentite da tramite video, ma è una cosa insopportabile. Poi, con lo scovolino della matita, tornando a cose più importanti, andate a riportare su un po' i peletti e nel frattempo vi si sfuma anche la matita. Così riuscite anche a togliere quella riga magari un pochino netta che vi si è formata e vi dà, se vi piace ovviamente la riga netta tenetela, se vi piace avere un effetto un po' più naturale lo scovolino vi aiuta ad averle un po' più in ordine e avere un effetto meno finto tra virgolette. Tra l'altro delle occhiaie paurose, non vedo l'ora di toccarmi. Mi avvicino un attimo così le vedete meglio e mi vedo meglio anch'io se non ho fatto cavolate di qualche tipo. E
direi che sono stato di parola, e le sopracciglia sono finite e potete ovviamente farle anche dopo aver messo fondotinta o quello che volete o tutto il resto che dovete mettervi in viso per truccarvi. Se vi date anche una passata di cipria col pennello veloce ve le fissa un po', essendo comunque le matite fatte di sono cere alla fine, quindi prodotto grasso, e con la cipria vi si fissano, vi durano anche un pochino di più. Io spero che la cara cliente che mi ha chiesto questo tutorial sia soddisfatta e spero possa servire anche a voi, così quando per le prossime volte avrò nei prossimi video le sopracciglia già fatte saprete come ho agito prima di ciò. Fa pipì? Fa popò? Ma per caso un oblò? In ciò, che bellissimo ciò! Il video per oggi è finito e fatemi sapere nei commenti ovviamente se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, e ragazzi ve lo dico spassionatamente, nel senso che sembra che sto facendo l'elemosina, ma purtroppo ho scoperto che l'algoritmo di YouTube agisce per indice di gradimento, quindi più pollicini in alto mettete i miei video più aumenta la mia visibilità, oltre ovviamente al numero di iscritti. Quindi se il video vi piace ma non mettete questo, i miei video poi non vengono trasmessi, magari non vengono consigliati a chi cerca prodotti per il make up e quant'altro. Quindi se vi va e se vi fa piacere, quando guardate il video mettete un piccolo like, ovviamente se vi è piaciuto, perché se non vi è piaciuto non è giusto che lo mettiate, e così mi aiutate a farmi conoscere. Vi saluto ragazzi e al prossimo video. Ciao!